con il coach Massimo Monfreda, coach della Volalto. Coach, missione compiuta. Chi l'avrebbe detto? Eppure ce l'abbiamo fatta, guarda, è stata dura fino alla fine perché il Potenza, come avete potuto ben vedere, non ha mai mollato, non ha mai, ci ha sempre creduto, ci ha studiato fino alla fine. E devo ringraziare tutte le ragazze perché oggi hanno dato quello che ho sempre sperato, cioè cambiare qualcosa, mettere le loro qualità al servizio della squadra, e l'hanno fatto. La Martina Del Vaglio è entrata e per loro è stata un tassello che ha squilibrato un po' il tutto, perché non conoscevano la sua distribuzione, non conoscevano come gestiva, e quindi era un qualcosa di nuovo e infatti ci ha dato dei frutti. Poi quando si è tranquillizzato un pochettino Stefania, quando la squadra ha preso un certo ritmo, far rifare ad entrare, è stato qualcosa che ha completato l'opera. Però devo ringraziare, ripeto, dalle ultime come ingresso in campo, non sicuramente come valore, perché si sono fatto trovare pronte al momento della chiamata, diciamo così. Coach, dopo il primo set, insomma, abbastanza sofferto, insomma, sembrava che la squadra fosse un po' ingolfata, botteva in grande difficoltà, loro difendevano benissimo, ecco, un po' di paura. Ci avevano studiato alla perfezione, sapevano la nostra distribuzione, avevano messo un pochettino sotto pressione la nostra eccezione, rischiando tanto di battuta. Poi dobbiamo dire la verità, non è stato molto semplice per noi giocare davanti, non lo so quante persone erano, però penso che se non fossero 1000 poco ci mancava. E quindi giocare, ripeto, di fronte a tanto pubblico sicuramente ha dato quella pressione alla quale non siamo abituati. Dimentichiamo spesso che 2 o 3 di queste l'anno scorso facevano la Serie C. Cioè la Del Vaglio, la Gagliardi faceva una Serie C, a Timonelli e a Sorgera faceva la Serie C. È vero, avevamo una Boteva super che anche stasera ha confermato le sue qualità di bomber, se così possiamo dire, e però tutte quante hanno dato il meglio, si sono superate. E la cosa che mi ha fatto piacere è che l'hanno fatto con tanta qualità, tanta pazienza contro una squadra veramente forte. Coach, abbiamo più volte detto che la chiave di volta di questa stagione è stato proprio il match forse di Potenza all'andata, l'ultima sconfitta del resto ufficiale di questa squadra. Da quel momento in poi la squadra, come dire, ha avuto una metamorfosi positiva, lo diciamo sempre, il successo contro Maglie è stato proprio quello che ha fatto capire il valore di questa squadra. Di questa squadra, sì, ma anche lì contro Potenza, io sono andato a rivedere un pochettino il video, le cose. Noi vincevamo il set 21-16, il primo set 21-16, e una palla di mezzo metro dentro ci stava chiamata fuori. Il secondo set vincevamo 16-14, il terzo vincevamo 21-19, cioè noi siamo stati sempre in vantaggio. Solo che è mancata quell'esperienza, quel quid in più, quella palla che a volte fa la differenza. Cosa che per stasera siamo riusciti a recuperare, quel difesa, la copertura, un muro, quel qualcosina in più che ci consente, perché purtroppo la palla a volo quando gioca a certi livelli ti può condizionare anche la cavolata dell'arbitro, bisogna accettarla, è così la pallavolo. Stasera però siamo stati superiori anche a tutte le avversità che ci hanno, diciamo così, hanno caratterizzato questa gara, difficoltà proposte dalla squadra avversaria, perché hanno battuto veramente bene, hanno fatto delle scelte rischiose, non hanno attaccato mai sulla Boteva, quasi mai, hanno deciso di attaccare quasi sempre dall'altra parte, giustamente. La Fattaccia si è fatta trovare pronta, come anche Marica. Godiamoci il risultato adesso, è finita, finalmente è finita, lo possiamo dire.